Ero stanchissimo, però quando ho visto Schneider che lanciava Eto'o, sapevo che Samu faceva la giocata e ha detto ora fai l'ultima corsa che la palla ti arriva. Poi mi ha fatto un grande, grande passaggio e mi è arrivato su sinistro, ho tirato, non ho neanche guardato, ho tirato solo, è entrato sotto in croce, era una liberazione. Palla lanciata lunga per uno tra Eto'o e Liuto, attenzione, Eto'o entra in area, è chiuso, Pandev il tiro, è gol, è gol, è Non ce la facevo più, però quando ho visto Eto'o che c'aveva la palla e sapevo, ha detto Goran fai l'ultima corsa, così se ti arriva la palla faccio gol. Poi loro hanno sbagliato due o tre palle gol, era giusto pulirli e vincere la partita. Quando vedi la palla davanti, guarda, dai 1000% di buttarla dentro, perché tu hai fatto una grandissima giocata, a me mi hai dato un pallone incredibile solo per buttarlo dentro. Poi mi è arrivato anche a sinistra, era giusto che facevo gol perché eravamo un po' in difficoltà, però dopo le grandi squadre si vedono anche di queste cose. Samu mi ha detto guarda che questa era solo da spingerla dentro, però lui è un fenomeno, ha fatto una giocata incredibile, quasi 89esimo. Fare una giocata così perché passare con due o tre uomini, poi c'aveva il difensore davanti, l'ha coperto bene la palla, però parlare di Eto'o è una cosa bellissima perché è un grandissimo, grandissimo campione che ci ha fatto tanto per quella maglia e ci ha fatto vincere le cose importantissime.